sindaco questa apertura e funzionalità del lobby. Andiamo? Complimenti. Olè. Apre questa mattina l'ospedale Maresca di Torre del Greco l'osservazione breve intensiva per potenziare le attività del pronto soccorso ed implementare i livelli di assistenza a favore dei cittadini. Prima il taglio del nastro e poi la visita ai nuovi locali, alla presenza del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, del direttore sanitario Alessandra Gimigliano, del responsabile Francesco Mennella, del sindaco Luigi Mennella, della vicepresidente della regione Campania Loredana Raia e degli operatori sanitari. Non è intervenuto per sopraggiunti impegni istituzionali il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Soddisfatto il primo cittadino che ha ribadito l'importanza della struttura sanitaria per il territorio. Parlo adesso come il primo cittadino, ma potrei parlare benissimo come cittadino di Torre del Greco, perché a noi l'ospedale Maresca, insomma, è risaputo, è una cosa che c'è dentro, è nel nostro DNA, un po' come la festa di qualche altà, o ce l'hai o non ce l'hai, è ovvio che tutti noi auspichiamo sempre, diciamo, il meglio per il nostro ospedale, ma questo è credo che sia per un sindaco un atto innanzitutto dovuto. Lavoriamo con i fatti, con le critiche, perché è giusto che ci siano, perché la gente si aspetta sempre di più per l'ospedale, perché è una cosa focale, importante, ma vi posso dire che veramente ci sta l'animo delle persone che qui vi parlano. C'è tanto da lavorare ancora, c'è tanto da fare. Io come sindaco sono anche un po', diciamo, vigile di questa situazione, ma credo che non ce n'è bisogno, perché veramente a fianco due persone eccezionali. Poi ci sta la regione in Campania che spinge, il nostro anche presidente che veramente, insomma, ci viene tantissimo, insomma, i presupposti ci sono tutti e noi stiamo qui a vigilare. Quella di oggi è un'apertura e non un'inaugurazione, ha sottolineato il direttore Russo. L'obiettivo è dare risposte di salute ai pazienti. Non mancano tuttavia le difficoltà e le carenze di personale. Vi porto i saluti del presidente, perché all'ultimo minuto ha avuto un impegno istituzionale diverso, per cui non può essere presente con noi, per cui vi porto i suoi saluti. Ma abbiamo deciso di fare un'apertura, non un'inaugurazione, sobria, tranquilla e normale. Perché? Perché bisogna dare le risposte ai cittadini, bisogna dare le risposte ai pazienti. Questo ospedale, al pari di altri, è in profonda rivisitazione sia dal punto di vista logistico strutturale, ma anche dal punto di vista clinico assistenziale. Abbiamo una serie di difficoltà, è inutile nasconderci dietro al dito. Potrei dire stiamo facendo, abbiamo fatto, faremo. Io dico facciamo quello che ogni giorno possiamo fare con serietà e professionalità, dando risposte ai pazienti. Questa è la cosa doverosa che intendo fare. Poi tutto il resto appartiene al mondo dei chiacchieroni, dei faciloni, di quelli che pensano che le cose si risolvono dalla sera alla mattina. Abbiamo attivato delle mobilità regionali, intraregionali per il personale medico. Abbiamo carenze di medici, abbiamo carenze di personale di comparto. Non ci fermiamo, non ci fermeremo. Personalmente ve lo dico tranquillamente, non mi ferma nessuno, perché il mio unico obiettivo, il mio unico compito, parlo prima da cittadino, poi da medico e infine, ma molto alla fine, da direttore generale, è quello di dare risposta ai cittadini di quest'ASL. Un saluto all'onorevole Raia, che ha a cuore questo ospedale, anche in rappresentanza del Presidente della Regione, per cui il mio ringraziamento a tutti voi e agli operatori. Continuiamo a lavorare, continuiamo a fare squadra, continuiamo a dare la migliore assistenza possibile a un bisogno di salute. Grazie. Yeah.